Il fiume d'argento. Leo, siamo qui per augurarti buon compleanno. Buon compleanno! Buon compleanno! Leo, sei il migliore amico in tutto il mondo. Cosa? Oh, giusto, il mio compleanno, grazie. Che ti succede? Sei malato? Oh no, io stavo solo facendo un sogno incredibile. Un sogno? A che proposito? Io stavo volando sopra un fiume d'argento ed era davvero fantastico. Un leopardo volante, mi piacerebbe vederlo. E poi? Che è successo? E poi Tig mi ha svegliato. Oh, ehi Leo, io credo di sapere dove puoi trovare il tuo fiume d'argento. Il fiume d'argento, proprio come nel mio sogno! Wow! Leo, no! Leo! Quello è solo uno sciame di falene! Andiamo, Leo! Non c'è alcuna ragione di arrabbiarsi così! Era solo un sogno! Non era un sogno qualunque! Era il miglior sogno mai fatto! E stavo anche volando! Abbiamo fatto arrabbiare il nostro amico e nel giorno del suo compleanno! Ma Papendiga, possiamo chiederti un consiglio? Oggi è il compleanno di Leo e vuole vedere il fiume d'argento! Sta morendo dalla voglia di vederlo! Così ho cercato di portarlo a un fiume come regalo, ma è andata male. Il fiume d'argento? Pochi animali hanno l'occasione di vederlo. Allora, aspetta un minuto, Mappa. Il fiume d'argento esiste davvero? Lasciate che vi racconti una storia. Tanto, tanto tempo fa c'era un salmone di nome Masu. Nuotava per i mari e i fiumi, mantenendo la pace e l'ordine e aiutando i bisognosi. Masu aveva molti amici, ma un giorno vide un uccello che sorvolava il fiume e desiderò anche lui di poter volare. Masu saltò in alto, ma non riuscì a prendere il volo e ricadde in acqua. E allora divenne triste e si adagiò sul fondo. Gli amici di Masu volevano aiutarlo dopo tutto il bene che aveva fatto. Così chiesero al fiume di far avverare il suo sogno. Il fiume allora diventò d'argento e lo sollevò e il salmone iniziò a volare sopra l'acqua. Da quel momento, una volta nella vita, ogni salmone segue il suo sogno risalendo il fiume, ma solo coloro che si sono guadagnati un'amicizia con delle buone azioni sono abbastanza fortunati da trovare il fiume d'argento. Avete già fatto a Leo il dono più importante e prezioso del mondo, e Leo lo capirà presto. Dovete solo armarvi di pazienza e concedere al vostro amico Leo ancora un po' di tempo. Ehi, banda! Avete sentito quel coso cicciotto? Hanno fatto a quello a macchie il regalo più prezioso del mondo! Dobbiamo portargli via quel regalo! Ma come facciamo a prenderlo se non sappiamo che cos'è? Ci assicureremo che quello a macchie ce lo dia di sua spontanea volontà. Lo attireremo nel posto più pericoloso che riusciremo a trovare. E poi voi lo farete spaventare a morte! Sì, buona idea! Io la salverò e lui mi darà quella cosa preziosa come ringraziamento! E qual è questo posto pericoloso? La roccia nera! La roccia nera! Allora, che cosa stava sognando quello a macchie? Sognava il fiume d'argento! Vero? Sì. Bene, ed è proprio quello che vedrà. I leopardi non volano, ma io ho volato. Oh,
ciao, Leo! Bella giornata oggi, non è vero? Sai, con questo tempo il fiume d'argento sembrerà particolarmente argentato. Il fiume d'argento? Martora, hai appena detto il fiume d'argento? Lo hai visto? Oh, certo! E posso anche mostrartelo se vuoi! Wow! Ma certo che voglio! Leo! Leo! Dove può essere andato? Leo! Ah, ehi! Attenzione, ok? Oh, riesco a vedere Leo! E le martore! Dove stanno andando? Si stanno dirigendo verso la roccia nera! Cosa? Verso la roccia nera? Qualcosa non va. Andiamo, dobbiamo seguirli. Allora, dov'è il fiume d'argento? Ah, va da quella parte fino al bordo estremo. Io non vedo niente. Ehi, resisti. Resisti. Oh! Oh! Aiuto! Sbrigatevi! Sono stato io! Sono stati loro! Non importa, ci occuperemo di voi più tardi. Leo, afferra la mia zampa! Leo! No! Fuori da lì! Oh, Anna! C'è una cascata più avanti! Un sacco di pesci! Dei salmoni venuti a deporre le uova! Un'idea! Leo, sto venendo a prenderti! Come va, amico? No, attenti! Oh, no! Oh, che tragedia! Poverini! Leo, indovina un po'. Sembra che dopo tutto tu abbia trovato il fiume d'argento. No, Tig. Non è il fiume quello che ho trovato. Ho trovato il regalo più importante e prezioso della terra. Ho trovato dei veri amici. Leo, buon compleanno! Buon compleanno, caro Leo! Buon compleanno! Vai! Oh!
questa banda non esiste più. La montagna dell'aquila. Va bene, Tig mi hai battuto. Ora togliti, mi stai strizzando la coda. E vai! Woohoo! Tig è il vincitore! Tig è il più forte! Tig, il re della taiga! Mappa Pendiga! Buongiorno, Mappa Pendiga! Buongiorno, cuccioli! Leo e io stavamo giocando. Giocando a cosa? A re della taiga! Tig è il re! Sì, la tigre dell'amour una volta si guadagnò il diritto di essere chiamato il re della taiga. Proprio come l'aquila dalle spalle bianche, è il re del cielo! Il re del cielo? Non ne ho mai sentito parlare. Raccontaci la storia, Mappa Pendiga. Ti prego, ti prego, ti prego. È stato tanto tempo fa. Non c'era ordine fra gli uccelli. I forti opprimevano i deboli. E non c'era nessuno a battersi per loro. Poi gli uccelli si riunirono e decisero di scegliersi un re che sarebbe stato gentile, forte e giusto. La loro scelta cadde sull'aquila. Ma l'avvoltoio geloso gridò: «Deve dimostrare di essere il più forte! Facciamo una gara! Colui che per primo arriverà in cima ad un'alta montagna all'alba diventerà il re!» E così venne deciso. Però durante la notte l'avvoltoio rubò le ali dell'aquila, le indossò e volò verso la cima. Ma quando il sole sorse, bruciò l'infido avvoltoio e lo fece diventare nero. E l'aquila ottenne un paio di nuove ali dal sole. Per questo le sue spalle divennero bianche. Ed è così che è stata chiamata fin da allora l'aquila dalle spalle bianche, il re del cielo. E l'avvoltoio nero è stato condannato a cibarsi soltanto di carogne. Ma Pendiga, ma tu lo sai dove sono finite quelle vecchie ali d'aquila? Questo non lo so. Probabilmente sono ancora da qualche parte sulla montagna dell'aquila. Va bene, cuccioli, basta così per oggi. Ho delle cose da fare. Tig, ti andrebbe di fare due passi? Due passi dove? Beh, in nessun posto in particolare. Facciamo un girone dintorni. Sto decisamente bene qui. Leo, che hai in mente? Forza, re della taiga! Solo un altro po'! Sì, e allora? Che c'è di speciale? Tra tutti i posti in cui andare, sei voluto venire qui. Non è così interessante. Non è così interessante, ma non ci sono ali sparse in giro in altri posti. Che stai dicendo? Andiamo, Tig. Scaleremo la montagna dell'aquila. Sei diventato pazzo! È la montagna più alta e pericolosa che esista al mondo! Leo, Tig! Oh, stanno per cadere! Devo andare a chiedere aiuto a qualcuno! Nonno! Prenderò la rincorsa e spiccherò il volo! Oh, che peccato che tu non possa vederlo! Una rincorsa, un salto, vai. Quello non conta, stavolta riuscirò sicuramente a volare. Ma certo che volerai, sei un'aquila. È solo che, beh, non credo che tu sia ancora pronto. Ma io mi sento pronto. Una rincorsa, un salto, vai. Aquila anziana, abbiamo visto un leopardo e una tigre sulla montagna che salivano verso la cima. Wow, fantastico! Mi chiedo cosa ci facciano qui. Lo scopriremo molto presto.
Leo, perché ci servono delle ali? Non sono poi così fantastiche. Rifletti. Una volta che avrai le ali, potrai diventare non solo il re della taiga, ma anche il re del cielo. Perché dovrebbe importarmi del cielo? Mi va benissimo anche solo la taiga. Tig, schiacciati contro la roccia. Leo, stai facendo cadere troppe rocce. Non sono io. È una frana. Beh, grazie per averci salvati. Già, altrimenti ci saremmo schiantati su quelle rocce. Rispondete a questo. Che cosa ha portato dei senza ali sulla nostra montagna? Noi volevamo solo trovare delle ali, così che Tig potesse diventare un vero re del cielo. Re del cielo? Avere le ali non basta per diventarlo. Io ho delle ali proprio qui. Quando diventerò re? Sono gli avvoltoi. Come osano presentarsi sulla nostra bellissima montagna? Non si preoccupi, signore. Pensiamo noi a loro. Lasciate subito questo posto e in fretta. Ebbene, vecchio mio. È tanto che non ci vediamo, come si suol dire. Nonno, quello è l'avvoltoio nero. Ah, sei tu. Ti ho scacciato da queste montagne più di una volta in passato. Sì, ma questa volta i tuoi guardiani sono lontani. E sei diventato un vecchiardo patetico, fragile e quasi cieco. No! Lascia andare il piccolo! No, non lo farò! Di addio al tuo aquilotto! No, per favore! Resta qui! Torno subito! Aspetta! Ehi tu! Lascialo subito andare! Ah, e chi è questo piccolo seccatore? Prendilo! No, Leo! No! Addio, vecchio mio! No, no. Nonno Aquila, li dobbiamo salvare! Le mie ali sono ancora molto forti e potenti, ma io sono cieco. Ho un'idea. Sarò io i tuoi occhi e ti guiderò. Tu, che sei nato senza ali, non hai paura di volare? Oh, certo che ho paura, ma non possiamo abbandonarli. Andiamo allora. A sinistra. A destra. Ancora un po'. Ah! Li abbiamo quasi raggiunti. Si sono infilati in un crepaccio. Ah, il passaggio è troppo stretto. Ho passato la mia lunga vita fra queste incredibili montagne. Conosco ogni roccia di questo posto. Inizia il conto alla rovescia. 3, 2, 1 e vai! Che forza! È stato fantastico! Li abbiamo raggiunti! Tu, miserabile vecchio! Ti avevo sottovalutato! Ma non li riprenderai! Gli avvoltoi li hanno lasciati cadere! Si schianteranno al suolo! Scendi in picchiata! Ne ho abbastanza. Possiamo atterrare. Quindi stai dicendo che i cuccioli stavano scalando la montagna dell'Aquila? Oh, non avrei mai dovuto raccontare a Leo e Tig la leggenda sull'Aquila. Oh, che guaio! Guardate, lassù! Cosa c'è lassù in alto? Quello è Leo! Tig, stanno volando! Nonno, da questa parte! Ora atterriamo!
terra! Grazie. Oh no, sono io che devo ringraziare te, tigre coraggiosa. Tu sei veramente un re. Un re? Chi? Tig? Venite a trovarci quando volete. Saremo sempre molto felici di vedervi. Certamente, vi faremo fare un giro in volo. Nonno, seguimi. Torniamo a casa. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Volare? Beh, grazie, ma va bene così, credo che rinuncerò. Bene, allora, re, giochi ad acchiapparella? Ti ho preso... Scordatelo, Mila, io non sono un re. Ah, preso Leo! Non è colui che è forte e astuto a ispirare le leggende, ma chi è coraggioso e gentile. Attento a dove tiri le cose. C'è della gente qua giù. Scusa, procedo con la raccolta di una nuova spedizione di pigne. Volare alto. È quasi finita. Dobbiamo solo rinforzarla dall'interno. Leo, lascia stare. Va bene anche così. Ciao a tutti, felice di vedervi. Oh, ciao Mila. Noi andiamo a prendere altri rami. Tu resta qui a fare la guardia. Ci penso io. Abbiamo raccolto questi rami per tutto il giorno. Se continuiamo così, presto gli alberi rimarranno spogli. Sto proteggendo la fortezza. Sto proteggendo la fortezza. Da chi la sto proteggendo? E vai, quello a macchie e quello a strisce se ne sono andati. Ehi, piccoletta, ascoltami bene. Questo prato adesso è nostro con tutti i suoi lamponi. Che significa che è vostro? Il prato è pubblico e la fortezza è nostra. Lo era una volta, ma ormai non lo è più. Martore, martorizzatela, prendetela. No, non ho paura di voi. Oh, povera me. E vai! Peccati! Mila, non avere paura! Non ho paura! Resisti! I soccorsi stanno arrivando! Martore, abbattete quel... sorcetto volante! Ehi, furfanti! Vattene dalla nostra fortezza! Adesso sei tutta sola! Andate, forza! Non è sola! Ah, quello a macchie! Questa è la nostra fortezza! Lo era una volta, ormai non lo è più! Quindi ho trasportato questi rami per niente! Martore! All'attacco! No! Martore, ritirata! Ma non finisce qui! E vai! Via! Sì! Andate, Mila! Non tornate! Avete capito? Spero abbiate imparato la lezione! E non provate più a spaventarmi! Non riesco a crederci, battuti da quello a macchie e da quello a strisce.
Dobbiamo vergognarci, mondo martora! Guardate là! Che c'è? Quella è la tana dell'orso Bills! Bene, bene, bene! Ho appena avuto un'idea! E basta po'! Lamponi! Lamponi dolci! Lamponi! Ce ne sono tantissimi! E poi mi l'ha urlato! Attaccateli! Mi avete visto? Ne ho afferrato uno! Boom! Ed era storia chiusa! La battaglia era finita! E poi gli ho detto non tornate! È stato fantastico! Leo, meglio scappare! Avete paura? Questo mi insegnerà a stare fuori dai piedi! Il prato adesso è nostro, con i lamponi e tutto il resto! E quindi, amici, questo significa che il nostro prato è la nostra fortezza! Ormai non ci sono più! Calmati, Mila! Ce li riprenderemo! Sì, certo che lo faremo! Voglio dire, Leo, non lo hai visto? Non siamo abbastanza forti, non possiamo battere Bills! Credo di conoscere qualcuno che potrebbe aiutarci. Gentilissimo signor Bills, noi avevamo concordato che metà dei lamponi sarebbero stati comunque nostri, no? Ok, ho capito. No, non bisogna insistere. Quando uno ha capito... Ha capito! Aiuto! Oh no, cuccioli. Sono un po' troppo vecchio per lottare contro un orso bruno. Tu sei la nostra unica possibilità di batterlo. Leo, arrendiamoci e andiamocene al fiume. Aspetta un minuto. Ma Papendiga, quindi non esiste un animale nella foresta che sia più forte dell'orso bruno? Ah, tanto tempo fa gli orsi bruni non avevano alcuna ragione di dubitarne. Non esisteva animale più forte di loro. Così l'orso bruno divenne vanitoso e iniziò ad abusare del suo potere, facendo delle brutte cose. Ma per ogni potere esiste un potere ancora più forte. Lo spirito della taiga copre sempre le spalle ai suoi figli. Allora che cosa facciamo? Cerchiamo di nuovo lo spirito della taiga? Così che cacci Bills? No, lo cacceremo noi stessi. Ok, Mila, tu devi distrarre Bills. E Kuba, tu devi sbucare alla sua destra. Voi, Tig, guarda chi ha deciso di venirci a trovare. Quell'ingordo ci ha cacciati via. Aveva promesso di dividere lamponi con noi. Fammi indovinare, non lo ha fatto. È poco ma sicuro. Ok, adesso dobbiamo unire tutte le nostre forze e cacciarlo via. Che fate? Siete con noi? Certamente, siamo con voi. Ma poi faremo metà con i lamponi, vero? Vattene via! Questa è la nostra fortezza! Basta, api! Perché mi state seguendo? Che cosa volete? Lasciatemi stare, per favore! Vattene, Bills! Questo è il nostro prato! Già, proprio così! L'abbiamo trovato prima noi! Perché vuoi distruggere la nostra fortezza? Vattene via subito da qui! Oh, ho capito! Volete mostrarmi qualcosa? Casa vostra? Perché non tornate dentro? Oh, capisco! C'è qualcosa che ve lo impedisce!
Adesso non mi pungete! State dicendo grazie? Aiutatemi! Mila è in pericolo! Api, mi aiuterete? Vi prego! Lanciatela ancora! Lanciatela ancora! Abbiamo finito le pigne! Ah, oh no! Guarda un po'! Lo vedi? Quello è lo spirito della taiga! Sì, è venuto ad aiutarci! Ma come faceva a saperlo? Proprio così, scappa! Avanti, corri più veloce! O lo spirito della taiga ti prenderà! Ciao, Api! Grazie dell'aiuto! Andate a sconfiggere un altro nemico! Per il suo valore e il suo talento nel volo, Marty viene premiato con un delizioso lampone. Oh, è davvero fantastico, grazie. La pelle del sole. Ok, mamma, io vado allora. Leo, va bene, mamma. Ehi, cicciottello, non hai un posto migliore dove sederti? È una palla di lana a strisce. Via! Lasciali perdere. Mappa Pendiga ci sta aspettando. D'accordo, Tig. Andiamo. Vediamo chi è più veloce. Ehi, hai imparato a correre? Oh, ti aspetto al traguardo. C'è che non va? Oh, è così alto. Tig, andiamo, qual è il problema? Sul serio, ci risiamo, amico. Guarda, riesco a saltare avanti e indietro. Salta e basta, faremo tardi. Quello a strisce ha di nuovo paura delle altezze. Facciamo il giro lungo, abbiamo un sacco di tempo. Oh, ma certo, il giro lungo, molto più veloce. Arriveremo lì entro sera. Wow, fantastico! Un ciccione che ne va a trovare un altro! Faranno tardi da Pendiga! Che... piastri! Bene, bene. Dov'è? Ok. Oh, eccola. L'ho trovata. Allora, cuccioli... Quando mio nonno era soltanto un cucciolo d'orso, c'era una tigre che viveva in una gigantesca foresta piena di alberi, bellissimi laghi e formidabili cime, la taiga. Era debole e pusillanime, perciò nessuno lo temeva. Una volta ci fu una grande siccità e la tigre pensò: «Oh, il sole deve essere l'animale più forte del mondo! Vorrei diventare forte come lui!» Così la tigre decise di posare le sue zampe sulla pelle del sole. Ma la pelle del sole era protetta da un temibile orso. Mappa Pendiga era temibile quanto lo sei tu? No, no. Era un orso dai denti a sciabola. Lui vive nella sua grande caverna nera e protegge la via verso l'artiglio di pietra, il posto dove il sole ha il suo nido. Così la tigre superò di soppiatto l'orso dai denti a sciabola mentre dormiva e indossò la pelle del sole. La tigre divenne l'animale più impavido della foresta. Tutti gli animali nella taiga chinarono il capo davanti a lei. È accaduto nel giorno dell'equilibrio, quando la notte è uguale al giorno. Vorrei tanto indossare quella pelle anch'io. Io so dove si trova l'artiglio di pietra. Ho visto il sole che tramontava lì e oggi è il giorno dell'equilibrio. Sbrighiamoci! La pelle del sole! Grazie, Mappa Pendiga! Devo avere quella pelle! No,
Leo, tu cosa pensi? Erano vere tutte le cose che Pendiga ci ha raccontato? Certo, lo hai sentito, amico. Vorrei tanto diventare la tigre più coraggiosa dell'intera foresta. Da quanto credi che stiamo correndo? Eh? Che è stato? Ehi, Tig, prenderemo la pelle del sole e tu diventerai il più coraggioso animale della terra. Tig! Tig, ora che c'è? Devi solo camminare su questo tronco davvero enorme e molto largo. Avanti, avanti. Bravo, così. Ottimo lavoro. Non guardare giù. Guarda solo me. Così. Ok. Tig, resisti! Leo! Resisti, Tig! Leo! Resisti! Ah! Ah! Leo! Oh. Banda, seguitemi! Dobbiamo arrivare prima che tramonti il sole! Leo, stai bene? Siamo salvi! Dove siamo? Beh, siamo... sembra che... ci siamo persi. Davvero? Dove dovremmo andare adesso? Torniamo a casa risalendo il fiume? Oh no, non ce la faremo mai di questo passo. No, non è la direzione giusta. E anche questa non è la direzione giusta. Qual è... Aha, guarda laggiù. Cosa ci ha detto Mappa Pendiga? Vieni a mettere la tua zampa sull'albero del sole, alla sera, e la via ti verrà indicata. Corri verso il tramonto. Oh, Leo, guarda! Wow, ho sempre saputo che quelle storie erano vere. Tig, basta parlare. Corriamo. Sì, ho sempre saputo che quelle storie erano vere. La caverna dell'orso dai denti a sciabola! Non possiamo andare avanti! Ma come facciamo a scalare quella montagna? Bonda, da quella parte! Bene, bene, bene! Arrampichiamoci tutti su quest'albero! Seguitemi! Il sole tramonterà presto! Veloci, veloci, veloci! Veloci, veloci! Corri, Tig! Dobbiamo arrivare lì prima che tramonti il sole! Leo, credo che sia meglio tornare. Andiamo, Tig! Lasciamo perdere, stupida pelle! Magari non esiste neanche. Come non esiste? Di che stai parlando? Deve essere lì. Mappa ha detto di catturare il sole prima che tramonti. Quindi corri. Andiamo, andiamo, ci siamo quasi. La vetta è davvero vicina. Oh, wow. Guarda qua. Come siamo in alto. È questo il posto? Shh, fa silenzio. Questa è la caverna dell'orso dai denti a sciabola. La caverna di chi? Vuoi dire l'orso dai denti a... No, grazie, rinuncio. Io no. Guarda là. L'artiglio di pietra. Andiamo. Leo, attento! Oh, sai una cosa? È meglio se ci vai da solo. Aspetta lì. La prenderò io quella pelle. La pelle del sole. Io sarò il più potente di tutta la foresta! Forza! Tramonta adesso! Che è stato quel rumore? Ah, quello a macchie! Ehi tu, che cosa credi di fare qui? La pelle è mia, fila finché puoi! Non se ne parla! Sono venuto a prenderla e non me ne andrò senza! Cosa? Non te ne andrai? Te ne andrai e come? Leo! Arrivo!
Resisti, Leo! Leo! Non posso! Pig! Fregati! Sto perdendo la presa! Non ci riesco! Mi dispiace, Leo! Pig! Oh! Il tuo amico Cicciotto e Fifone ti ha abbandonato! Oh, ma quello chi è? L'orso dei denti a sciabola è sveglio! Via qui! Preso! È stata dura! Tig! Sei tu! Dov'è il... come si chiama? L'orso dai denti a sciabola? Non lo so. Ero troppo impegnato a correre e non ho notato un orso dai denti a sciabola. Sai, Tig, non ti serve nessuna pelle. Sei la tigre più coraggiosa del mondo. Oh, oh, sembra un orso dai denti a sciabola. Mantieni la calma, quella è la mia mamma. Oh, quella è tua madre. Che mamma incredibile che hai! Quello deve essere l'orso dai denti a sciabola! No, no! Quella è la mia di mamma! Meglio tornare a casa! È in fretta! Tutti hanno una pelle, ma per farla splendere come il sole bisogna trovare la propria strada. Molto lontano, nell'infinita vastità del cielo, sopra le più alte montagne e le nuvole più belle, ancora più in alto, è là che vive il cervo rosso. A volte capita che si avventuri sulla terra. Il battere dei suoi zoccoli crea il fragore del tuono, mentre lo scintillio delle sue corna argentate crea il fulmine. Il cervo è sempre affamato, calpesta tutto ciò che incontra sul suo cammino e divora alberi interi come se fossero fili d'erba. Nessuno è al sicuro da lui. Quindi, se vedete il cervo rosso, scappate! Come vi dicevo, questo è quanto narra la leggenda, cuccioli. Il cervo rosso. Finalmente! Sì, ora possiamo uscire. Yuhu! Bene, allora, andiamo! Arrivederci, Mappa Pendiga! Ci vediamo presto, Mappa Pendiga! A presto! Arrivederci! Non era per niente spaventosa quella storia. Non lo so, a me sembrava parecchio spaventosa, invece. Dov'è Leo? Amici, venite qui! Leo, dove sono tutti gli alberi? Credo che qualcuno se li sia mangiati. Chi? Era spaventoso. Malvagio! Il cervo rosso! Yara, non è stato divertente. Al contrario, è stato divertente. Bene, state andando molto bene. Forza, 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 spingete. Prendiamo un altro tronco, gente. Wow! Allora è lì che sono finiti tutti gli alberi. Signor Castoro, che cosa state facendo? Non lo vedi? Stiamo costruendo una casa d'ira, ovviamente. Fuori dai piedi. Oh, ah. Uno, due, tre, via! Wow, guardate là, è un ponte. Non sono mai stato dall'altra parte di un fiume prima d'ora.
È una ragione in più per andare a vedere. Le dispiace se attraversiamo qui, signor Castoro? Certo che no, fate pure! Attenti però! Oh, no, non possiamo farlo. La mia mamma dice... No, non è vero, hai solo paura. Smettila di trovare scuse. Tig, andiamo. Paura io? Io non ho paura di niente. Ehi, non restare lì impalato. Torna al lavoro. Oh, wow! Guardate quell'albero gigante! Non ho mai visto niente di tanto enorme in vita mia! Ah! Il grande cedro! È il padre della foresta! Sembra un normale vecchio albero! Andiamo! Oh, e se lui non volesse che proseguissimo? Sì, certo. Lo fai sembrare come se l'albero fosse magico. Non puoi saperlo. E se fosse davvero magico? Siete un branco di fifoni. Io? Andiamo. Ve lo avevo detto, non c'è niente da temere. Proprio niente di niente. Ah, certo. Era solo uno stormo di uccelli. Ehi, che c'è che non va? È quello di cui stava cercando di avvertirci l'albero magico. Lui calpesta tutto ciò che si trova sul suo cammino e divora interi alberi. Quindi se per caso vedete il cervo rosso, scappate! Qualcuno ha visto il mio Marty? Marty! Marty! Dove sei? Che c'è che non va? Che è successo? Mio figlio è scomparso. Marty, il mio povero piccolo. Scomparso? Aspetti, lo ritroverò. Noi veniamo con te. No! Tig, porta tutti quanti al fiume. Non ci metterò molto. Va bene, andiamo. Avete sentito, Leo? Andremo al fiume, seguitemi. Non si preoccupi, ci pensiamo noi. Troveremo il suo piccolo. Marty! Marty! Ehi, Marty! Oh! Ecco dove sei! Marty! Mi senti? Marty! Eh? Oh. Ce ne dobbiamo andare! Oh! Da qui! Andiamo di là! Da questa parte! Sbrigatevi! Come sei arrivato qui? Tutti gli altri sono al sicuro? Sì, sono tornati al fiume. Dobbiamo andarcene via subito da qui! Shh, fate silenzio! Credo che se ne sia andato. Il mio povero piccolo, il mio Marty. Come mai ci mettono così tanto tempo? Spero che non si siano persi. Oh no! Oh, guardate, guardate da quella parte! C'è qualcuno che corre! È il mio Marty! Mammina, sono qui! Marty!
dell'acqua. Il cervo rosso ha paura. Chi è il fifone adesso? Oh no! Sta attraversando! Dobbiamo scappare! Aspettate! Se non fermiamo l'incendio, l'intera taiga verrà rasa al suolo. Ma come? Come facciamo a fermarlo? Ho un piano. Fare a pezzi la diga. Ma come? Adesso? Abbiamo appena finito di costruirla. L'acqua inizierà a scorrere e spegnerà l'incendio. Credo che il cucciolo abbia ragione. Altrimenti gli alberi bruceranno. Andiamo, andiamo, andiamo. Uno, due, tre. Via! E di nuovo. Ah, il cervo rosso è troppo vicino. Non ce la faremo mai. Salta sul tronco, veloce. Oh, oh. Leo, dobbiamo davvero andare sull'acqua. Tig, ci risiamo, sul serio. È solo che è un po' troppo bagnata. Tig, rema! Abbandonare la nave! Sta arrivando l'acqua! Davvero? Oh. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo fermato il cervo rosso! Cuccioli, state bene? Vi ho cercati dappertutto. Non si deve scherzare con il cervo rosso. Ma Papendiga, stiamo bene. Dovevi vederci mentre sconfiggevamo il cervo rosso. E abbiamo salvato la foresta. Guardate, ora ci sono 4 leopardi in mezzo a noi. Hai ragione. Sono un leopardo anch'io. Sì. Ok, 5.